Cammino di Santiago di Compostela è un percorso in costante rinnovamento sia dal punto di vista spirituale sia sociologico. Coreani, australiani, americani, pellegrini di tutte le nazioni percorrono questa strada con un obiettivo comune legato alla meta. I valori essenziali di questo percorso sono stati sottolineati a Chiavari al termine di 2 giorni di incontro compostellano della Liguria con un momento di confronto al Teatro Caritas. Un cammino di fede, un cammino con una meta, un cammino che ogni giorno è scandito da un significato, un contatto diretto con ciò che si incontra sul cammino, non solo le persone, ma quale si incontra se stesso, ma anche i luoghi. Nel Medioevo, nel Codice Callistino, che è il primo libro che parla del Cammino di Santiago, siamo alla metà del 200, si parla costantemente di visitandum est, di visitanda sunt, cioè bisogna visitare, bisogna vedere, per esempio, quella chiesa dove c'è un santo che ha una funzione esemplare. Quindi il cammino è un cammino dentro di sé, ma anche fuori di sé. Collegato al cammino a piedi anche l'aspetto dell'ospitalità gestita in modo differente per pellegrini e turisti. E l'ospitalità che noi facciamo come confraternite, che vogliamo che esista, è un'ospitalità gratuita, è un'ospitalità cristiana, è un'ospitalità che non si rivolge ai turisti, si rivolge ai pellegrini. Io non voglio criminalizzare il turista, anche perché molti turisti si convertono, molti turisti partono come turisti e poi arrivano come pellegrini, quindi questo contatto, questa contaminazione fra pellegrino e turista per il turista è positiva, è feconda, perché molti di loro cambiano, partono in un modo e arrivano in un altro. C'è anche chi il percorso lo compie suddiviso in tappe, con l'intento non solo di raggiungere la meta, ma anche di approfondire i luoghi e le persone incontrate lungo il cammino. Per me il cammino è un modo di entrare in una relazione con te stesso, con il mondo che hai intorno, le persone che incontri per il cammino, in un modo più autentico, che è di tornare a quello che è l'essenza della vita, tornare a un mondo, un modo più naturale di vivere la vita, come dire.